Patrimonio medio 10 anni, la startup media 10 anni. E tu passi forse più tempo con queste persone che passerai con la tua compagna. E quindi devi vedere allo stesso modo come se fosse un matrimonio. Avere un team in una startup è come un matrimonio. Tu ti sposeresti con una che hai incontrato su Tinder? Direi proprio di no. Prima magari la conosco. Per quanto? Almeno un paio di anni, no? Almeno. Cioè, no? Uno che si sposa dopo 2 mesi, non so quanto dura quel matrimonio. Allora, matrimonio medio dura 10 anni, no? Medio. Si spera. Almeno. Sì, no, cioè, magari no, 40. Vero. Matrimonio medio 10 anni, la startup media 10 anni. E tu passi forse più tempo con queste persone che passerai con la tua compagna. E quindi devi vedere allo stesso modo come se fosse un matrimonio. Non ti sposeresti con una persona conosciuta a un evento di networking? No. Ok, perché mai dovresti creare una startup con una persona conosciuta a un evento di networking? Per fare una startup devi prendere delle persone con cui hai lavorato già per anni in altre cose. Perché? Perché la cosa più difficile non è il prodotto, non è creare l'app, non è fare il sito, non è vendere il prodotto, è mantenere il team assieme. Quella è la cosa la più famiglia, difficile. La famiglia. La startup all'inizio è la tua famiglia, è la tua seconda famiglia. Tenerla assieme in maniera tale che anche con le difficoltà non state a scannarvi, non vi ammazzate, non vi andate a quel paese. Dovete rimanere assieme, dovete avere avuto momenti in cui... Siete complici. Sì, c'è una complicità. Ci sono 2 modi per fare il team. E tu pensa, con chi vorrei passare i prossimi 10 anni della mia vita? Tra tutti gli amici che hai, quali di queste persone voglio passare 10 anni della mia vita e sono bravi a risolvere problemi? Lascia perdere se hanno le competenze tecniche o no. Chiediti solo quello. Poi le competenze le vediamo dopo. Ti chiedi quello e fai una lista. E poi li chiami e gli dici, ci senti, ho questa cosa, vorrei fare una startup, vuoi provare a farla con me? Ho pensato a te. E devi aspettarti che 9 su 10 ti diranno no. Però quello è l'unico modo, perché se tu fai un altro modo vai quasi sicuramente a schiantarti. Non esistono quasi startup di successo che sono partite con persone che non si conoscevano da anni e che non avevano già lavorato assieme da anni. Lavorato assieme, non amici solo. Amici che hanno lavorato assieme da anni. Ok? E tu dici, ma io non ho amici con cui ho lavorato assieme da anni che potrebbero fare una startup. Bene, allora vai a lavorare per una startup. E conosci gente e lavoraci assieme per anni. Molto spesso, sai cosa succede? Tu vai a lavorare per una startup, le startup falliscono il 99%. Quindi tu magari lavori 2 anni per una startup, poi questa startup fallisce, nel frattempo hai conosciuto persone e dici, senti, a quello che ti stava più simpatico, a quello con cui lavorare meglio, facciamola noi una startup. Esatto. Però adesso sono 2 anni che avete lavorato assieme. Invece è un evento di networking, cosa vuoi fare? Però su team comunque poi vanno a scalare, aumentano, o come si fa a quel punto? Quello è tutto un altro discorso. Questo è early stage. Questo è l'inizio. Per scalare tutto un altro paio di maniche. Però vedi, ogni stage di una startup è come il passaggio di un matrimonio, uguale. All'inizio è dating, no? Tutto fantastico. Poi cominciano ad arrivare le prime crisi quando ti sposti assieme a vivere assieme. E infatti dovrai farlo. Molto spesso a un certo punto si spostano a vivere assieme nello stesso posto. Puoi fallimentare anche quello. Certo, magari. Ci sono problemi, quello russa, quello... Hai capito. E poi a un certo punto cosa succede? Magari fai un figlio. Io ho il tuo primo prodotto lanciato nel mercato che poi va fuori ed è fuori dal tuo controllo. E il figlio cos'è? È il mondo fuori dal tuo controllo. Vedi, nuove challenge, nuove opportunities. Si spera che questo figlio comunque provi a mantenere unito il team finché è possibile. E poi magari cresce. Magari cresce e diventa un'entità a sé stante. E anche i figli, quando è che cominciano a diventare un pochino indipendenti? Quando hanno 10-12 anni. Le startup, quando è che? Quando hanno 10-12 anni. Quindi exit varie, si pensa al nuovo figlio a quel punto. Esatto.